dire tante cose. La per fare lo scatto giusto al momento giusto. È diventata un po' un inno per tutti questa canzone, no? Ma sicuramente sì, dice dobbiamo andarcene finché siamo giovani, perché i vagabondi come noi sono nati per correre. Ma socio-economiche, in cerca di un posto in una società che per decenni non aveva in qualche modo dato loro alcun ruolo, hanno trovato finalmente un'entità, una bandiera, uno slogan, una bandana da mettersi in testa e anche un potere sociale. Quindi queste persone, appunto, da noi vengono descritte soltanto come barbari, sporchi, con le mani sporche di sangue, sono anche moltissimi siriani e iracheni che dal 2003... per quanto di contrapporsi idealmente all'avanzata dell'Islam estremista. Un'ultima domanda, chiaramente la risposta non possiamo darla in questa sede, ma proviamo a inquadrare alcune linee, cioè cosa si può fare per non cadere né nel pericolo del... Prometti di non interrompermi più, di non stroncarmi la notizia. Prometto col cuore? Prometto col cuore. Entro mezzogiorno la notizia sui ragni di Rudy Zerbi, ribattezzato Rudy Angela. Ci penso. Nel frattempo abbiamo due cose di sport, sì, volendo. Due cose, guarda al volo. Una piccola rassegnetta stampa, perché... Bella, mi piace rassegnare. È rallentato, c'è stato un incidente ed è stato istituito un senso unico alternato all'altezza dello svincolo Pisa Nord della 11 Firenze Pisa Nord, i rallentamenti in entrambe le direzioni. No, continua a pensare in grande e sembra che stia chiudendo proprio non solo un'operazione ma due, portando il famoso Perisic del Wolfsburg, attaccante fortissimo. فتحقق الربوبية لله كما أمرت إذا ضبطت هذا الباب
الاسباب والاحكام المتعلقه بالنواقض ضبطته جيدا صحيحا فهمت ما يقابله من ابواب الايمان. E non è un fenomeno su cui abbiamo molte armi per difenderci, se non appunto fare attenzione a su che siti ci iscriviamo e naturalmente sperare che le promesse di sicurezza valgano qualcosa. Fabio Chiusi, io ti ringrazio, ma a questo punto la posso dare la mail ai nostri ascoltatori o corrono dei rischi? Allora vi ricordo che questa è Radio 3 Scienze, che come sempre potete scriverci su radio3scienze@rai.it. Vai, Mike. Non ho capito l'apertura però io. Allora, ripeti, come si chiama l'agriturismo? Agriturismo Pradaccio di Sopra. Pradaccio di Sopra, benissimo. Okay, dove? In Gaffagnana. Ok, vai. Amici di Radio DJ, vi aspettiamo tutti all'agriturismo Pradaccio di Sopra in Gaffagnana. Un posto idilliaco, un posto bucolico. All'agriturismo Pradaccio di Sopra. Ti regaliamo DJ Summertime, la raccolta delle più belle canzoni di quest'estate e la DJ Bag per portare le patate da dare alle